Ben ritrovati con le notizie del nostro giornale. Apriamo parlando della Cina, che è uno dei pochi paesi al mondo a richiedere i test sugli animali per l'ingresso di cosmetici in territorio nazionale, ma che oggi annuncia che dal 1 maggio 2021 rimuoverà l'obbligo di test sugli animali per cosmetici di carattere generico come shampoo, bagnoschiuma, lozioni e make-up, che costituiscono la parte più consistente del mercato della cosmesi. Questo passo sancisce quindi un'evoluzione davvero rilevante nella direzione di una sempre maggiore sostenibilità etica in questo settore. Ed è stop agli allevamenti di visoni su tutto il territorio nazionale fino alla fine del 2021. Questa è la nuova linea di condotta adottata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato in questi giorni la nuova ordinanza. La decisione proroga la prima sospensione delle attività che le fermava fino al 28 febbraio. Una scelta in contrasto con quanto accaduto nel resto d'Europa, dove gli allevamenti sono stati in gran parte chiusi definitivamente per rispondere all'emergenza del Covid-19. Gli animali ammassati in spazi piccolissimi sono terreno fertile per la diffusione dei patogeni e per questo diverse associazioni chiedono la chiusura definitiva degli allevamenti. Il nuovo ministro Roberto Cingolani sembra invece avere le idee molto chiare in tema di salute e sostenibilità e fa il punto sugli obiettivi da raggiungere con la transizione ecologica. Per la prima volta le istituzioni si pronunciano apertamente contro gli alimenti di origine animale per motivi di salute e di tutela ambientale. Cingolani punta il dito in particolare sulle modifiche che l'uomo, con le sue attività, è riuscito ad apportare nel mondo che ci circonda. Forse per la prima volta in Italia le istituzioni attribuiscono la giusta responsabilità al settore alimentare come fattore determinante nella distruzione del pianeta. Consumare carne vegetale per combattere i cambiamenti climatici. Questo è il messaggio che l'attore Leonardo DiCaprio ha lanciato attraverso i social in questi giorni e che esorta i suoi milioni di follower a cambiare alimentazione almeno una volta alla settimana. L'attore, noto per le numerose campagne ambientaliste portate avanti negli anni, è stato anche uno dei primi e più importanti finanziatori di Beyond Meat insieme a Bill Gates. Non è un caso quindi che l'attore abbia condiviso sui social proprio una campagna informativa dell'azienda che invita i consumatori a un piccolo ma fondamentale cambiamento delle proprie abitudini. Le notizie sono a cura di osservatorioveganok.com e potete approfondirle gratuitamente. Torniamo su questa rete la prossima settimana. Grazie per averci seguito.